Partiamo quindi dall'oggetto numero 3, aggiornamento delle misure di contrasto alla peste suina africana in Umbria, a seguito delle recenti novità normative in materia. Interroga il consigliere Puletti. Prego, consigliere. Grazie vicepresidente. Questa interrogazione, che è stata anche sottoscritta dal collega Castellari, è molto semplice, perché semplicemente chiede aggiornamenti sulle misure di contrasto della peste suina africana in Umbria, a seguito chiaramente delle recenti novità normative in materia. Sappiamo bene, perché lo abbiamo trattato in quest'Aula in diverse occasioni, anche nelle commissioni, come la peste suina sia una malattia virale. In Italia ha fatto la sua comparsa agli inizi del 2020 in alcuni paesi come Piemonte e Liguria, ma che ha acceso focolai successivamente anche in diverse zone lungo la nostra penisola. Fortunatamente ad oggi l'Umbria, e speriamo che sia ancora così, ne è rimasta fuori, ma sicuramente servono delle misure celeri che possano prevenire questa, che sarebbe sicuramente una grossa difficoltà per i nostri agricoltori. Ricordo anche che il Ministero della Salute, con il Piano Nazionale di Sorveglianza riguardante appunto la diffusione della peste suina, ha adottato misure inderogabili di base, su cui tutte le regioni italiane sono state chiamate ad attivare misure di sorveglianza, di contenimento speciali, in particolar modo rivolte proprio ai selvatici vaganti, contenuti in appositi piani territoriali che, con cadenza minima annuale, hanno l'obbligo di essere aggiornati. Nel corso di questi anni sono state fatte dal governo diversi decreti legge, diverse misure urgenti, ma anche l'Umbria necessita di una sua autonomia sotto questo piano, ed è proprio con la determina dirigenziale, la numero 3502 dell'aprile scorso, che è stato approvato il Piano Nazionale di Sorveglianza e Reeducazione 24 per la peste suina africana. Nel documento sono contenuti provvedimenti per il monitoraggio e il controllo di oltre 4.600 allevamenti di suini e cinghiali presenti proprio in Umbria. Inoltre il combinato disposto di alcune criticità, come l'attività di allevamento suinicolo, la diffusione degli ungolati, ha portato all'individuazione di alcuni comuni umbri dove il rischio di infezione di PSA è molto elevato, con le cosiddette gradazioni in rosso. Nelle mappe allegate al documento, infatti, risultano essere estremamente a rischio le aree di Assisi, Perugia, Gubbio, Castiglion del Lago, mentre a rischio medio risultano essere territori come Cannara, Marciano, Bettona, Spoleto, Città di Castello e Narnie. Ricordo anche che durante il recente Caccia Village il commissario straordinario per la PSA, il dottor Caputo, ha esortato proprio tutte le amministrazioni regionali a fare uno sforzo ulteriore per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla struttura commissariale, soprattutto quelli riguardanti il raggiungimento del numero dei capi da abbattere prefissati, che per l'Umbria nel 2024 dovrebbero essere oltre 44.000 unità. A fronte di tutto questo e dei cambiamenti normativi piuttosto celeri anche a livello nazionale, intendo chiedere all'assessore di competenza, che è appunto l'assessore Coletto, di conoscere quali sono le modalità e le tempistiche con cui si intende attivare le attività necessarie per prevenire effettivamente l'eventuale infezione di PSA in Umbria a seguito di quanto esposto in premessa. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie presidente, non sto a ripetere quanto già detto dalla consigliera Puletti, cioè la storia, l'iter che ha seguito la regione dell'Umbria per l'attivazione prima con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2024. E successivamente con l'approvazione del piano con delibera 706 del 13, anzi antecedente del 13/7/2022. Certo è che l'aggiornamento del piano regionale per la specie cinghiale, linee di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale, appunto, parte seconda del PRIU della regione dell'Umbria, che individua i distretti suinicoli di maggiore rilevanza, stima la consistenza della popolazione target e definisce le modalità di prelievo venatorio. L'aggiornamento della parte seconda del PRIU, a cui ISPRA ha mosso osservazioni in apparente contrasto con l'ottimizzazione degli obiettivi di riduzione della popolazione di cinghiali, è stata sottoposta al commissario straordinario per la peste suina africana,
al fine di acquisirne, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 dell'ordinanza 10 maggio 2024 numero 2, l'orientamento da assumere rispetto al divergente pronunciamento ISPRA. Il commissario straordinario del governo per la peste suina africana, con nota del 24 giugno del corrente anno, appunto, è arrivata proprio ieri, al fine di adottare le necessarie misure di eradicazione del virus del PSA, esprime parere favorevole ed estende la caccia imbraccata fino al 29-28 febbraio, come promosso da questa amministrazione. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Puletti. Io ringrazio l'Assessore Coletto, ringrazio anche l'Assessore Morroni che di concerto con i due assessorati che si accavallano su questo tema hanno lavorato insieme e sono riusciti ad arrivare ad un piano regionale che sicuramente risponde a quelle che possono essere le esigenze degli agricoltori in primis. Ricordo infatti che fuori c'è purtroppo o per fortuna un fiume in piena di agricoltori che sono hanno sicuramente delle legittime richieste, hanno in più di un'occasione anche sollevato la paura, il timore di come la peste suina possa chiaramente arrivare in Umbria, avevano necessità di risposte che sono arrivate oggi. So che ieri c'è stata appunto la riunione anche con i presidenti degli ATC proprio su questo tema, quindi io volevo semplicemente ringraziare i due assessorati per aver lavorato congiuntamente ed essere arrivati a quelle risposte che oggi anche i nostri agricoltori potranno essere informati e soprattutto mettere a terra il piano regionale sulla peste suina. Grazie. Grazie consigliere, ne anticipiamo l'oggetto numero 5, sostenibilità e sviluppo del complesso siderurgico AST. Interroga il consigliere Paparelli. Prego consigliere. Sì, grazie presidente. Noi abbiamo assistito in questi anni da quando è stato fatto il closing con le acciaierie, il passaggio di proprietà ad Arvedi, abbiamo assistito ad almeno 5-6 annunci di imminente firma di accordi di programma che sono ancora al di là da venire. E quindi la preoccupazione per la situazione degli acciai speciali Terni e per l'immobilismo delle istituzioni locali è viva ed è l'oggetto di questa interrogazione. Sul piatto, come noto, ci sono la salvaguardia della competitività di mercato, delle competenze di un sito e anche della sostenibilità di quel sito, perché non ci saranno attività produttive in futuro in grado di potersi sviluppare se non saranno attività sostenibili. Questa giunta regionale ha completamente abbandonato, senza continuità, il lavoro fatto precedentemente con l'accordo di programma del 2018 firmato con l'allora ministro Calenda e il riconoscimento di area di crisi complessa del Ternano, che comprendeva tra l'altro 3 tavoli aperti su 3 questioni cruciali che sono stati del tutto abbandonati e mai convocati, quello sull'ambiente, sull'infrastruttura e sull'università, che aveva appunto lo scopo di aumentare la competitività e la sostenibilità della Conca Ternana. Questo accordo del resto aveva, a mio avviso, funzionato, portato 30 milioni con la legge 181, di cui ne sono stati utilizzati solo una parte, e 36 milioni di risorse regionali, quasi tutte invece utilizzate con interessanti incrementi occupazionali. Sul versante della sostenibilità ambientale negli ultimi tempi sono state effettuate peraltro numerose nuove segnalazioni relative alla fuoriuscita e alla dispersione di polveri prodotte dalle scorie di lavorazione siderurgiche degli impianti Arvedi Ast, che si depositano, come è noto, sulle abitazioni e sui terreni della zona di Brisciano dal comune di Terni. Ovviamente non è un problema di oggi, ma è un problema che continua a persistere e a sussistere. Queste segnalazioni non sono, dicevo, nuove, da 30 anni ormai la zona è interessata a questo problema, che si ripete periodicamente generando preoccupazione in tutta la città, in particolare nei residenti del quartiere, che sono i primi ad avvertire i disagi. E noi riteniamo che sia
finito il tempo dei continui annunci e della propaganda, ormai si è perso il conto delle possibilità di utili per la sottoscrizione dell'accordo di programma, propedeutico a un piano industriale che ancora nel dettaglio non c'è, che avrebbe appunto avuto questo compito di rendere il complesso più sostenibile e competitivo. Ma non solo questo, noi sollecitiamo il fatto che molto spesso si continua a focalizzare l'attenzione sull'accordo di programma relativo al solo sito siderurgico e invece noi riteniamo che si debba arrivare celermente alla firma di un patto che ricada sull'intero territorio per rafforzarne la vocazione industriale, ma in termini sostenibili ed ambientalmente compatibili. Del resto le aziende dell'indotto locale vanno assumendo un ruolo sul territorio sempre più marginale, ormai lavorano solo le aziende che vengono dal di fuori dell'Umbria e dalla città di Terni, quindi una qualche attenzione anche questo, con ricadute negative dal punto di vista della tenuta e delle ricadute occupazionali, come ha denunciato anche Confartigianato, credo che vada valutato. Recentemente è stato costituito un nuovo comitato bresciano Terni Est che si è dimostrato molto attivo nel segnalare i disagi prodotti dalla dispersione delle polveri. Il 7 maggio si è tenuta una riunione con il Comune di Terni centrata sulla dispersione delle polveri, i cattivi odori, le vibrazioni causate dagli impianti dello stabilimento siderurgico e si era raggiunto un'intesa sull'opportunità di costituire un tavolo di monitoraggio permanente sulla vicenda. Questo tavolo di coordinamento è sempre esistito negli anni di governo della provincia di Terni del centrosinistra. Io ho avuto responsabilità e deleghe in materia e esisteva, ovviamente non aveva risolto le problematiche, ma vedersi quotidianamente, settimanalmente, con tutti gli attori e mettere in campo quello che è possibile, penso che sia un compito doveroso delle istituzioni. Del resto ci è sembrato molto curioso il fatto che le dichiarazioni del sindaco di Terni, che addirittura convoca le organizzazioni sindacali per chiedergli se hanno notizie i sindacati di reati commessi all'interno dell'acciaieria, spostiamo le procure in comune e non risolviamo i problemi. Quindi da questo punto di vista crediamo invece che anche per le parole con cui si è dimesso l'assessore all'ambiente del Comune di Terni, credo che sia necessario che la Giunta regionale prenda poi in mano il boccino della situazione. Quindi io lo interrogo per sapere quali sono davvero le tempistiche concrete per addivenire alla stipula dell'accordo di programma, se si condivide il fatto che il medesimo debba riguardare non solo gli investimenti fondamentali dell'acciaieria, ma più in generale la competitività del territorio in termini di sostenibilità ambientale e di sviluppo del sistema imprenditoriale locale, se è in atto un'interlocuzione diretta con l'azienda Arberi Ast e con il Ministero al fine di accelerare la stipula di questo accordo, che dovrà contenere gli investimenti necessari per dar seguito al progetto di recupero delle scorie e di confinamento delle relative lavorazioni in aree attrezzate in modo idoneo, salvaguardando la salute di lavoratori e cittadini, se non si ritenga utile e necessario, come noi auspichiamo, adoperarsi affinché venga aperto al più presto con la regia della Regione un tavolo per affrontare le questioni ambientali per la città di Terni, in particolare il tema delle polveri di Brisciano su richiamate, e mettendo a questo tavolo, facendo partecipare anche i comitati dei cittadini che credo ne abbiano tutto il diritto anche in un'ottica normativa. Grazie. Grazie consigliere, prego presidente Tisei. Sì, grazie. Consigliere Paparelli, questa interrogazione sorprende anche un po' perché mette insieme molte informazioni, molto probabilmente anche vecchie, e comunque mi pare di aver capito che sposa la causa dell'ex assessore Agnello, e allora ci si deve anche chiedere che cosa magari ha fatto lei quando era vicepresidente e poi presidente facente funzioni per dimissioni della Marini. In ogni caso, nello spirito di piena collaborazione istituzionale che mi ha sempre contraddistinto, cerco di mettere un po' di ordine molto sinteticamente. Nel 2018 e 2019, citati appunto da lei, consigliere Paparelli, ThyssenKrupp era proprietaria di un'asta talmente in crisi
che nonostante continui gli assetti organizzativi, proprio i tedeschi ce la fecero trovare in svendita appena siamo arrivati noi. I progetti di risanamento ambientale di un'azienda con un evidente impatto sulla città erano farraginosi e non sono mai decollati. Gli investimenti erano fermi da anni e la competitività dell'azienda era talmente scadente che si parlava solo di tagli e diminuzione della forza lavoro e di quella impiegatizia. Questi sono dati di fatto riscontrabili. In qualsiasi momento, quando siamo arrivati, i tedeschi volevano vendere a chiunque ed essere interessati erano dei gruppi del sud-est asiatico che avrebbero desertificato l'azienda ternana, con operazioni simili a quelle già patrocinate dalla precedente giunta regionale, per esempio per il polo chimico. Non sfugge a nessuno il caso Treofan 2018 e Jindal. E si è visto poi però come è andata a finire, per cui sugli interlocutori bisogna essere sempre molto attenti. Noi, da quando siamo arrivati, abbiamo gestito l'esistente con l'ex di Burelli, abbiamo dialogato con il governo, seguito le fasi della vendita, dialogando anche con potenziali acquirenti, accompagnato l'acquisto del gruppo italiano Arvedi, che ha salvato l'azienda e l'occupazione, dando una prospettiva di rilancio. Da allora abbiamo interloquito continuamente con Arvedi, accompagnando questi anni difficili tra mercati in crisi. La crisi del bianco e quella del rottame dicono qualcosa, probabilmente a lei che è stato assessore allo sviluppo economico di questa regione e che poi è stata accompagnata purtroppo alla situazione che si è venuta a creare dal passaggio della regione Umbria da regione sviluppata a regione in transizione, quella è la fase in cui noi l'abbiamo trovata. Poi c'è stata la guerra, i costi dell'energia e dell'inflazione. Tre sono state le linee di indirizzo che abbiamo sempre chiesto ad Arvedi di perseguire contemporaneamente: lo sviluppo industriale, il piano di risanamento ambientale e lo sviluppo occupazionale. È nato così il piano industriale che oggi l'azienda sta già mettendo in atto e non so perché Paparelli continua a dire che non lo conosce. Un piano che prevede 900 milioni di investimenti per la fabbrica, che faranno recuperare produttività e al tempo stesso la faranno diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2, come del resto accade per lo stabilimento di Cremona. 100 milioni di ulteriori investimenti ambientali e la potenzialità di veder crescere la forza lavoro di qualche centinaia di unità. Per incentivare questo piano industriale ci siamo mossi con l'azienda e con il governo, arrivando persino in commissione dell'Unione Europea per recuperare 300 milioni di finanza agevolata, quando voi non sapevate nemmeno cos'era il fondo Arthur-Abeit e che fosse necessario presentare un piano a Bruxelles, perché l'abbiamo sentito dire in questa aula del Consiglio regionale. Non solo, ci siamo mossi per finanziare con l'FSC la Bretella Staino-Prisciano e continuiamo a lavorare con il governo per trovare 60 milioni per la variante sud-ovest di Terni, mentre il comune di Terni ha già autorizzato il landmine per bonificare la discarica adeguandola alle nuove necessità. Tutte condizioni abilitanti, indispensabili allo sviluppo di questa industria. Oggi la finanza agevolata è individuata, il piano industriale è già partito, anche se resta il tema del costo dell'energia. Bisogna far presto sulla firma dell'accordo di programma, concordo perfettamente, che ho sollecitato formalmente anche 20 giorni fa presso i ministeri competenti. Ma devo avvisare il consigliere Paparelli di due fatti che anche stavolta purtroppo ignora. Il primo, la cosa più importante, è che partano gli investimenti industriali e ambientali previsti nel piano. Secondo, possiamo creare lo stabilimento più bello, ricco di lavoratori e green del mondo investendo 1 miliardo di euro, ma se non diamo adesso un costo dell'energia competitivo, dubito che questo stabilimento potrà tornare al centro della scena dell'acciaio mondiale. Negli ultimi mesi, causa alcuni fattori esogeni,
Il costo energetico per un'industria elettrointensiva italiana è divenuto 3 volte più alto di quello di una pari industria scandinava, 4 volte più alto di quello di una francese, 5 volte più alto di una del sud-est asiatico. Insieme al costo del rottame, ciò ha sostanzialmente azzerato la redditività di AST e questo non è sostenibile nel lungo periodo, anche se AST non si è mai fermata e credo questo sia sicuramente notevole. Stiamo lavorando da tempo ed ora con l'azienda, con Enel e con il governo per trovare una soluzione utile al sistema Italia. Questo è il tema di oggi, non una firma formale, perché a me non interessano foto di rito o dichiarazioni di successo politico, ma risolvere problemi di questa regione sì, questo mi interessa. E sulla questione ambientale, per me dal primo giorno prioritaria, si sappia che troverà stabile e positiva soluzione solo nel positivo successo del piano industriale Arvedi, a meno che lei oggi, come l'ex assessore Agnello, da tempo non abbia in mente di proporre ai Ternani e agli Umbri di chiudere un'acciaieria con più di 3.000 occupati tra diretti e indiretti, ma credo che questo ragionevolmente non si possa sostenere. E sulla salute dei nostri cittadini, si ricordi, vigilano l'ASL 2 e l'ARPA, che con il mio mandato hanno sempre avuto l'indirizzo di essere assolutamente inflessibili nella tutela dei nostri cittadini umbri. Grazie. Grazie Presidente, prego consigliere Paparelli. Ma io Presidente veramente sono sconcertato, io non so chi gli prepara i compitini e chi gli scrive questa marea di bugie che lei anche stamattina ci propina, peraltro mettendo in bocca cose, evidentemente lei non ha neanche letto l'interrogazione e non ha risposto a nessuna delle domande che io ho posto nell'interrogazione. Assessore Agnello, cioè io le stupidaggini che sento stamattina veramente non le fanno onore di una persona che dovrebbe essere la Presidente della Regione di tutti e dire le cose come stanno. La smetta di dire bugie e mettere in bocca cose che non esistano. O lei non ha letto l'interrogazione o è in malafede, ma la propaganda fatta qui dentro ha visto che risultati gli porta. E lei continui pure su questa strada e noi ne raccoglieremo i frutti. Il problema non sono le interlocuzioni da salotto. Il problema è, leggo testualmente quello che dice Arvedi e le acciaierie, che il piano industriale è fermo perché deve coinvolgere, trovare la giusta partecipazione di tutti gli stakeholders per un piano di sviluppo e soprattutto vedere la formalizzazione dell'accordo di programma per realizzare gli investimenti di 800 milioni. Se non si formalizza l'accordo di programma non ci sarà nessun investimento. E noi chiedevamo 2 cose, se è d'accordo con noi a che l'accordo di programma sia un accordo di territorio che coinvolga l'intero complesso industriale di Terni, così com'era, in continuità con il risanamento previsto dall'area di crisi complessa, in modo da dare maggiore competitività al territorio e consentire lo sviluppo industriale del territorio, perché non ci sarà sviluppo industriale, questa è la seconda cosa, se non sarà sostenibile, ma questo lo dice l'Europa, lo dice il mondo, non è che lo dico io o qualche politico che si è dimesso. Il problema non sono le interlocuzioni da salotto che voi avete fatto e continuate a fare, il problema è che io ho posto 2 domande che sono molto correlate le une con le altre. Primo, siete d'accordo? Quando ci sarà questa benedetta firma? Sono 6 volte, ogni volta in prossimità di un appuntamento elettorale c'è puntualmente, arriva l'annuncio che sarà imminente, che siamo tutti d'accordo che sarà imminente. Il problema è su come interpretiamo l'aggettivo, il sostantivo imminente. Per me imminente significa domani, per qualcuno imminente significa forse fra qualche anno, visto che nel frattempo ne sono passati 4 e mezzo. Il secondo era, la seconda domanda era se condividevate il fatto che questo accordo di programma andasse esteso all'intero complesso siderurgico e chimico in continuità con l'area di crisi complessa. Lei non ha minimamente risposto perché preferisce fare propaganda. La terza cosa era che siccome nel frattempo non vengono realizzati gli investimenti perché non c'è l'accordo di programma, cioè si è riacutizzato un problema che riguarda il quartiere di una città, se la regione se la sente di mettere in campo un coordinamento, un monitoraggio
diciamo, prendendo il boccino in mano dal punto di vista ambientale, proprio per garantire sostenibilità e sviluppo, perché non ci sarà sviluppo senza sostenibilità. Non ha risposto a nessuna di queste tre domande, continui pure a fare la propaganda, i risultati, come vede, le danno ragione, ironicamente parlando.